Stato. Noi siamo per la libertà dell'Ucraina, per l'indipendenza dell'Ucraina, per la pace subito per l'Ucraina, ma per una pace giusta che garantisca la sicurezza mondiale. E ci fate parlare con mezzi non armati. Non si può costruire la pace sulla guerra, non si può costruire la pace sulle armi contro le armi. È utopia e la storia l'ha dimostrato. Perché la guerra significa semplicemente che povera gente uccide altra gente mentre le varie borghesie nazionali. Mi grusini s vami vmeste, ostavte pravitelstvo, mi grusini s vami vmeste. Я три дня плачу, я не кушаю, потому что я эта боль прошла. Я не хочу, чтобы ваши дети это слушали. Мы с вами вместе, оставьте правительство. Мы с вами вместе. Добро Украине! Путин! Европа, проснись! Проснись после Азии, Европа! Проснитесь, люди! Помогите Украине! Perché noi diciamo che la soluzione è la pace, è la libertà dell'Ucraina con la pace, con le sanzioni, con tutto quello che volete, okay? Ma non vogliamo la guerra contro la guerra. Io sono un pacifista, sono un obiettore, ho il diritto di dire che la pace si può avere solo con la guerra. Adesso la guerra, è per l'abbattimento di ogni Stato, per l'abbattimento di ogni nazione, perché il proletariato non ha nazione, e questo è il punto, evitare la lotta fra i poveri, e soltanto abbattendo il capitale si può risolvere. Nazione internazionale di classe internazionale contro la guerra del capitale, lotta di classe internazionale. Слава Україні! Путінські продажі тварі! Гей! Гей! Per chiarezza, noi condanniamo l'aggressione di Putin all'Ucraina. Noi condanniamo l'aggressione di Putin all'Ucraina. Noi vogliamo che Putin se ne vada, ma che i mezzi devono essere mezzi non violenti, perché altrimenti questa guerra è dell'Europa. Non chiara, cessate il fuoco, no alla guerra, sorelle, fratelli, tutte le vittime sono nostre sorelle, tutte le vittime sono nostri fratelli, la guerra è un crimine contro l'umanità. Смерть Богу вам. Thank you.